Perché Emanuele Morganti è stato pestato e ucciso? Cosa c'è dietro il suo omicidio? Senza che ciò che sei potrà essere mai cancellato nemmeno dal più vile degli assassini. Qual è il ruolo dei fratelli Paolo Palmisani e Mario Castagnacci e del padre Franco e dei Buttafuori? Quali legami ci sono tra loro e la criminalità ciociara legata alla droga e ai cosiddetti albanesi? Ti amo, Milda. Domande che per tutta la settimana si sono rincorse tra smentite, omertà, paure e depistaggi. Una settimana di tensioni e di rabbia, cominciata con una rissa tra gli stessi amici di Emanuele, provocata da un dolore troppo grande da gestire. C'è un modo solo per far finire la violenza, è non rispondere alla violenza con altra violenza. Persino le fiaccolate in memoria di Emanuele sono diventate due, una a Techiena. È tanta rabbia. Ti dico, parlo pare di vedere la mia figlia, io già ero diventato scemo. Sai se quando l'avrei abbassato già? E una da Latri. Latria è una città di storia, cultura, non è questo. Vi prego, non fateci conoscere così in Italia, perché noi non siamo così. Grazie. Parlare ad Alatri è difficile. C'è chi parla infame. Io sto notando subire un imbarbarimento progressivo, perché non era mai successo che un avvocato che è chiamato a fornire un apporto tecnico debba rispondere di quello che hanno fatto i clienti, che in questo caso è pure poco. L'avvocato Bellucci difende i Buttafuori e per questo motivo è stato aggredito e minacciato. Oggi più che mai non posso concedere a tre balordi, drogati, ubriachi, che sono venuti qui a seminare il panico, non posso concedere la rinuncia ad un bene preziosissimo, tanto prezioso come la vita, che è stata purtroppo persa dal loro amico, al quale vanno le mie condoglianze, alla famiglia più sentite. Il bene prezioso è quello della libertà. La confusione è stata tanta in questi giorni. Una certezza è che i due fratelli Paolo e Mario sono stati arrestati. Castagnacci amava definirsi il freddo, aveva questo mito di romanzo criminale, si è vantato di aver dormito in carcere. Insieme al fratellastro Palmisani, che peraltro si è fatto ritrarre con una pistola in mano e ha postato questa foto sul suo profilo Facebook, sembrano un po' diciamo, i boss del territorio. Anche per questo che la lettura del predominio e del controllo successiva a questo episodio tiene ancora molto banco, diciamo, corroborata anche da questo. I due fratellastri hanno solo il mito di romanzo criminale in salsa ciociara o hanno legami con realtà più pericolose? E perché intervengono a sostegno dei Buttafuori per picchiare Emanuele? Solo perché, come dice la procura, volevano legittimare un potere sul territorio? Certo, possibile. Quindi qui sul territorio erano molto conosciuti e molto temuti, compreso il padre, si dice che sia molto conosciuto e molto temuto. Anche da lì Io non l'ho l'omertà mai iniziale. incrociato, forse se lo incrocio, eh? Sì. Sì, io non l'ho mai incrociato, io questo signore, non lo conosco, no. Però è strano che se le forze dell'ordine, il procuratore, sa che è molto conosciuto, fa tutto questo, perché sta in giro? Il sindaco non lo conosce, le forze lo conoscono, però sta in giro.
Lo stesso sindaco, poco prima, ci aveva ricordato che Mario Castagnacci, la sera precedente all'aggressione, era stata arrestata a Roma in flagranza di reato per spaccio di droga, processato la mattina dopo per direttissima, era stato rimesso in libertà grazie a un cavillo, nonostante fosse pure recidivo. Il ministro Orlando ha annunciato un'istruttoria sul giudice che l'ha scarcerato. Ovviamente, se la vicenda processuale precedente del Castagnacci avesse avuto delle conseguenze sotto il profilo della libertà diverse rispetto a quelle che sono state, non c'è dubbio che il Castagnacci sicuramente non poteva stare da ladri. L'avvocato Ceccarelli, che aveva già difeso Mario Castagnacci dopo la notte dell'omicidio, decide di rimettere il suo mandato. Io ho deciso di rinunciare all'incarico soprattutto perché ritengo che non risponde al Castagnacci a quel tipo di clientela che io sono abituato a difendere. Con questo credo che chiunque può capire. Cioè addirittura sostanzialmente offende i veri criminali, questo è il senso. Io sono abituato a difendere, come dico spesso, la gente che del crimine fa il proprio mestiere. Sotto la guida di un nuovo avvocato, stavolta di Roma, forse perché è difficile trovare nel territorio qualcuno disposto a difenderli, Mario e Paolo hanno deciso di non rispondere al GIP durante l'interrogatorio di garanzia. L'intervento in piazza nei confronti di Emanuele, quindi il pestaggio, ha a che fare anche con un rapporto che magari c'è tra Castagnacci e il fratello e i buttafuori o i ragazzi che hanno iniziato la rissa, i cosiddetti albanesi? Sì, non è un'ipotesi da escludere, non è un particolare trascurabile, non è assolutamente escluso che si possa parlare di un collegamento tra la comunità albanese e i familiari di Castagnacci e Palmisano. Secondo l'autopsia, il colpo mortale sarebbe stato dato da un corpo contundente. Da accertare se si tratti dello svita bulloni visto in mano a Paolo Palmisani al momento della rissa o al manganello usato da uno dei tre buttafuori. Ma chi erano i buttafuori? Perché intervengono anche fuori dal locale? Che legami hanno con gli albanesi che danno inizio alla lite e con i due fratelli? Punti che le indagini dovranno chiarire. Emanuele potrebbe quindi essersi ritrovato vittima di una serie di legami che avrebbero alimentato il pestaggio. L'ubriaco che molesta il ragazzo sarebbe legato agli albanesi, legati ai buttafuori, che a loro volta sarebbero legati ai fratellastri che intervengono per legittimare un potere in città. Ma è davvero così? Gli indagati intanto, nelle ultime ore, diventano 8, ma potrebbero aumentare di numero.